Negli anni, l'armata del cibo è cresciuta a dismisura. Non credo ai miei occhi. È grande. Wow. Saporita. Audace. E questo cos'è? Ma esiste un eroe. È fantastico. Pronto ad assaggiare i piatti più leggendari. Sono Casey Webb. Sì! E armato di anni di esperienza nella ristorazione, porto il vessillo dell'umanità... Casey! ...sul campo di battaglia. A me la carne! Il cibo ai giorni contati. Sarà una bella sfida. Super Casey gioca per vincere. Ecco a voi Man vs. Food. Sono al Justin's Ice Cream Parlor per affrontare la sfida del gelato Titanic. Se finirò come pochi altri hanno fatto 2,7 kg di gelato in 30 minuti, vincerò una maglietta e la mia foto sul muro della gloria. Questa sarà una tranquilla giornata di ghiaccio e gelo. Aperto nel 1987, il Justin's è diventato un'istituzione nell'area di Ocean City e con più di 40 gusti diversi tra cui scegliere, vanta alcune delle coppe gelato più apprezzate da queste parti. Voi siete di qui, vivete a Ocean City? A circa mezz'ora da qui. Ah sì? Ogni volta che passo di qui faccio una sosta da Justin's per un gelato. Non resisto. Queste sono le porzioni normali che fanno qui. Sì, sono sempre molto generose, è vero. Se avessi un cucchiaino mi faresti assaggiare. Non ne sarei sicura. Queste famigerate coppe gelato possono essere grandi come barche o velieri pirata o gigantesche come uno yacht. Ma il Justin's offre anche una particolare imbarcazione capace di fare impallidire il più grosso transatlantico. 2,7 kg di gelato con le sue guarnizioni, ricoperto da un iceberg di panna e decorato con 4 coni giganti. La sfida del gelato Titanic! Hai sentito parlare della sfida del gelato Titanic? Sì, infatti prima lavoravo qui. Hai visto qualcuno affrontarla? Sì, avrò fatto 30 o 40 di quei gelati. È una sfida veramente mostruosa. Ci hai mai provato? Sì. Davvero? Sei riuscito a finire? No. Per la prima metà è andata bene. È un po' come correre la maratona. Sarei tentato di accelerare pur di finire il prima possibile. Ma devi darti un ritmo. Io gioco a football e so quanto è importante certo, la forza certo, mentale. È tutto nella forza mentale. Devi prepararti psicologicamente alla prova. Oltre 1200 persone hanno affrontato la sfida, ma solo 30 anime coraggiose l'hanno superata. Quanto ci hai messo? 21 minuti. Cosa devo aspettarmi? All'inizio andrai benissimo. Sì. Penserai di farcela finché non arriverai a un quarto va di bene. Gara. Poi arrancherai fino a metà e ti dirai... Oh, è una questione mentale. Devi importi di finire anche se dopo starai uno schifo. Un consiglio? Procedi con calma e costanza e butta giù tutto. Che gusti hai scelto? Avevo scelto zucchero filato, sorbetto all'arancio, sorbetto arcobaleno e c'era anche gelato ai lamponi. Ah, ho capito. Hai mischiato gelato e sorbetto. È una buona idea. Sono sempre 2,7 kg e il sorbetto pesa allo stesso modo. Intimorito dalle parole di uno dei pochi sopravvissuti, decido comunque di andare a costruire la mia coppa gigante. Ciao, Cody, come stai? Tutto bene, tu? Hai una gran bella gelateria qui. Tanti gusti. L'ho notato, ne hai talmente tanti da riempirci un secchio. E questo è il secchio. Esatto. Di quanti chili stiamo parlando? Dipende dalla densità del gelato. Dovrai sceglierti attentamente i tuoi gusti. Parliamo di un peso da 2,5 kg ai 3,5 kg. Esatto. Stando alle regole, devo scegliere 4 diversi gusti di gelato. Per primo scelgo il sorbetto arcobaleno. Contiene meno grassi del gelato e dovrebbe essere più facile buttarlo giù. Queste sono 2 porzioni, giusto? Questa è una. Un momento, quella era una. Andiamo, Cody! Ne avrai altre 7 così. Era solo una porzione. Poi scelgo gusti già presenti nel mio sorbetto, lime e arancia. E poi un paio di classici per non sbagliare, una porzione di vaniglia e una di cioccolato. Ora andiamo a scegliere le guarnizioni. Per prima cosa prendo uno sciroppo di frutta. È sciroppo? Certo. Sembra il sugo dell'arrosto. E del cioccolato caldo per sciogliere il gelato. Ne vorrei di più, ma so che non mi fa bene. Per le decorazioni finali vado sul semplice. Cereali alla frutta, noccioline e praline di cioccolato. Un po' di croccante è sempre gradito. Con un poco di zucchero la pillola va giù. Ora mi serve la pillola. Copriamo tutto con la panna e i coni e 4 ciliegine in cima. Ora possiamo pesare. Ah, sono 3 kg. Ci siamo avvicinati al peso massimo, non al minimo.
Cos'è andato storto, Cody? Non resta che una sola cosa da fare. Affondare tutto il Titanic. Casey ha scelto di affrontare la sfida Titanic. Portate il gelato! Bene, ti ripeto le regole. Hai 30 minuti per finirlo. Non devi lasciare niente. Facciamolo, Ocean City! 5, 4, 3, 2, 1, vai! Voglio liberarmi dei coni più in fretta possibile. E aspetto che il cioccolato caldo faccia il suo dovere là sotto. È grosso come il vero Titanic. Una cosa mastodontica. Ma anche questo è destinato ad affondare. Poi mescolo le guarnizioni con la panna montata nel tentativo di mitigare l'eccesso di dolcezza con il salato delle noccioline. Affonda la nave! Affonda la nave! Affonda la nave! Eliminato l'iceberg di panna, ho ancora mezzo secchio pieno da affrontare. Casey! 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 Il freddo inizia a darmi dei problemi. Forza, Casey! Oh, faccio fatica a tollerarlo. Sembra che si senta male. Potrebbe svenire per tutto quel freddo. Sento che il cervello si sta per ghiacciare. Probabilmente ha la gola congelata. Io fossi stata in lui avrei già mollato. Non mi sento più i denti. E non sento più neanche la lingua, come se fossi sotto novocaina. Mi si è anestetizzata. Per attenuare il freddo, bevo dell'acqua. Ma così aumento il volume nella pancia. Che freddo! Devo sbrinarmi. Sono congelato, strapieno e probabilmente in crisi iperglicemica. Ma non mi posso fermare adesso. Casey? Tommy! Ti dico solo che mancano 20 minuti bene, alla fine. 20 bene, minuti. Solo 20 minuti, gente. Vai, Casey, vai! Vai, Casey, vai! Vai, Casey, vai! Mancano 20 minuti. E ho mangiato 2/3 del secchio. Mi manca ancora 1 chilo di gelato sciolto da buttare giù. Sono agitata, gli manca poco, ma temo che non ce la farà. Sto grattando il fondo del secchio. Ma ogni cucchiaiata è una lotta. Casey! 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 Puoi farcela, Casey! Sì! Sì! A 15 minuti dalla fine metto il turbo. La nave si era incagliata, ma adesso spingo a tutto motore. Casey, 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 Casey. L'ultimo cucchiaio. Congratulazioni! Grazie! Non c'è di che! Sono lieto di regalarti la maglietta Titanic! Sì, è mia! Ci hai messo 16 minuti e 26 sì. secondi! Bene! Bravo! Nella battaglia uomo contro cibo ha vinto l'uomo! Grazie Ocean City! Grazie Maryland! Grazie a tutti voi! Vado a fare una passeggiata!